Come anticipavamo nel precedente video, vedremo ora come installare software sui dispositivi Apple e come utilizzare programmi nativi per PC Windows su macchine Apple che utilizzano il sistema operativo macOS, purché non si tratti di computer Apple di ultima generazione. Rispetto a Windows, macOS presenta infatti alcune differenze nella procedura di installazione. Mentre su Windows la maggior parte dei programmi software si installa, come abbiamo visto, seguendo una procedura guidata avviando un pacchetto in formato .exe o .msi, in ambiente macOS è sufficiente selezionare l'icona del programma da installare e trascinarla nella cartella applicazioni, presente di serie su tutti i dispositivi Apple. Essendo macOS un sistema chiuso, non presenta particolari problemi di installazione, di permessi o blocchi dovuti ad antivirus. Possono tuttavia essere installati unicamente programmi prodotti o riconosciuti dalla casa madre. Fra questi, previo accordo con le software house, molti sono progettati per essere utilizzati sia in ambiente Windows sia in ambiente macOS, come ad esempio i programmi contenuti nel pacchetto Office. Ma in generale, il software per i sistemi macOS è dedicato alle macchine Apple, quindi per installare su queste macchine software nativo per PC Windows dobbiamo ricorrere a strategie più complesse. Purché non si tratti di computer Apple di ultima generazione, come dicevamo, le strategie più comuni sono eseguire una partizione dell'hard disk tramite l'assistente Bootcamp e installare su questa partizione il sistema operativo Windows. Tale procedura viene effettuata avviando l'applicazione Bootcamp Assistant presente in macOS nella cartella Utility. Per ulteriori informazioni e dettagli si rimanda alla sezione dedicata sul sito ufficiale Apple, raggiungibile all'indirizzo www.support.apple.com. Si possono in alternativa utilizzare programmi software che permettono, attraverso una virtual machine, di emulare i software nativi per PC Windows sul sistema operativo macOS. Esistono diversi programmi di emulazione di questo tipo, sia gratuiti che a pagamento. I più comuni sono Wine, Parallels, Crossover. Non sempre però le virtual machine permettono ai programmi software di funzionare in modo soddisfacente e di solito comportano un sensibile rallentamento delle performance. È quindi necessario verificare preliminarmente la compatibilità di questi sistemi con le applicazioni che si intendono utilizzare, accedendo ai portali dei relativi produttori. Ricordiamo ancora una volta che le procedure appena descritte sono compatibili solo per computer Apple dotati di chip Intel. L'ultima generazione di computer Apple monta invece il chip proprietario M1 basato su una diversa architettura. Allo stato attuale non è quindi possibile installare ed eseguire software PC Windows su queste macchine.